Siamo all'interno del carcere di Montefusco, che ha giocato un ruolo decisivo nell'unità d'Italia. Qui nell'852 sono stati rinchiusi numerosi patrioti. Sì, infatti non a caso noi sentiamo spesso parlare del carcere di Montefusco come carcere borbonico, ma in realtà questo carcere esiste già dal XV-XVI secolo. Allora a questo punto ci chiediamo perché parlare del carcere borbonico e non di carcere di Montefusco e basta? Perché questo carcere diventa famoso proprio a partire dal 1852, anno in cui Ferdinando II di Borbone riapre questo carcere, che era stato a più riprese chiuso, come bagno penale di prima classe. Bagno penale di prima classe significa, qualcuno potrebbe pensare ad un albergo a 5 stelle con questa prima classe, in realtà significa carcere destinato esclusivamente a prigionieri politici. E a questo punto ci si chiede, ma chi erano questi politici che dovevano entrare all'interno di questo carcere? Erano tutti coloro che parteggiavano, che volevano l'unità d'Italia, e quindi erano tutti coloro che, ritenuti antiborbonici, finivano rinchiusi all'interno di questo carcere. Quindi Michele Pironti, Nicola Nisco, Giuseppe Pica, che è quello della del militare della leva obbligatoria, è uno di sono pochi su dei 50 che vennero rinchiusi nel 1852. L'ultimo film sull'Unità d'Italia è ambientato anche nel carcere, sì, di Montefusco. Questo perché ha svolto sicuramente un ruolo fondamentale per l'Unità d'Italia. Ha svolto un ruolo quale a volte è stato anche luogo di morte per alcuni di questi patrioti. Questo fino al 1859, perché poi stavamo per arrivare all'Unità d'Italia, parliamo del 1861, e quindi la loro pena, che era l'ergastolo, venne permutata nell'esilio perpetuo. La città di Montefusco ha giocato un ruolo strategico fino all'Unità d'Italia. In realtà ma da molto prima Montefusco è stato un luogo particolarmente strategico un po' per tutta la Vellinese e anche il Beneventano. Nel senso che già il fatto di poter pensare a un carcere qui a Montefusco significa che non è di certo la Montefusco di oggi. Già solo geograficamente era 18 volte più estesa, e molti dei comuni che oggi sono autonomi, del comune di Benevento e del comune di Avellino, facevano parte della provincia di Montefusco. In particolare Montefusco è stato capoluogo di Principato Ultra perché ulteriore, quindi al di là delle selve di Montoro. E qui all'interno c'è un documento che attesta che Montefusco non era soltanto questo paese arroccato, ma la sua ampiezza era maggiore. Sì, abbiamo ad esempio un decreto del re dove si attesta che la zona del Cubante, che è una zona in località Calvi, quindi nel Beneventano, non molto distante da Montefusco, comunque che oggi fa parte della provincia di Benevento, prima invece faceva parte della provincia di Montefusco. In pratica dovete immaginare la Montefusco di allora un po' come l'Avellino di oggi, per meglio capire di che cosa stiamo parlando. Perché un carcere a Montefusco, visto che oggi siamo purtroppo solo circa 1400 abitanti? Perché nel XV secolo qui a Montefusco c'era la Regia Udienza. La Regia Udienza era una sorta di tribunale provinciale, e come ogni tribunale provinciale doveva avere un carcere giudiziario alle sue dipendenze. E questo era il carcere che era le dipendenze della Regia Udienza. Quali erano le torture più usate? Allora, le torture più usate erano due. C'era la tortura delle stanghette e la tortura della corda. Per quanto riguarda la tortura delle stanghette, questa consisteva nel mettere due appunto stanghe di legno in corrispondenza delle sporgenze ossee del malleolo e stringerle attraverso un ingranaggio a vite. Questo serviva nella fase istruttoria per far venire fuori il nome di eventuali complici o semplicemente per l'ammissione delle proprie. Quindi creavano proprio una morsa attorno a... Sì, attorno diciamo alla caviglia, e veniva stretta attraverso questo ingranaggio a vite. Questa era utilizzata principalmente per donne e anziani, quindi diciamo era quella meno crudele,
Immagino le altre. Sì. In realtà quella più utilizzata è la tortura della corda. La tortura della corda consiste nel prendere non semplicemente una corda e frustare il detenuto, bensì consisteva in lasciare in ammollo per giorni questa corda nell'acqua affinché acquistasse più vigore, più pesantezza. E Eliseo Danza, che è un avvocato del tempo, ci dice che era prova di umanità se non venivano superati il numero, se non veniva superato il numero di 50 colpi. All'ingresso abbiamo trovato una scritta che ci fa pensare come molti detenuti non pensassero poi di uscire dal carcere. Sì, ecco. In realtà ve lo dico nel dialetto montefuscano: chi trasa a Montefuscolo e ponesce può di Canderra nata vota nasce. Per dire che chi entrava a Montefusco con riferimento al carcere e riusciva ad uscirne, poteva dire di essere nuovamente nato in terra, nuovamente, quindi rinato. Perché abbiamo parlato delle torture, sì, ma per alcuni reati ritenuti molto più gravi, come la lesa maestà divina, il brigantaggio, reato di falsa moneta, violenza sessuale, ma anche gli incesti, che purtroppo all'epoca, soprattutto nelle campagne locali, erano molto frequenti, c'era direttamente l'impiccagione, la pena di morte. Dove venivano impiccati i detenuti? Ecco, sì, partiva un corteo da questo carcere che portava il detenuto in località Serra, qualche chilometro da qui. E lì avveniva, diciamo, il rito macabro dell'impiccagione.